Qui in Indonesia esiste anche un altro fattore che merita una riflessione e richiami la nostra attenzione, e sono le coltivazioni di riso. Se da un lato è opportuno ricordare che nel mondo, con particolare concentrazione in Asia, sono circa 3 miliardi le popolazioni che vedono nel riso la principale fonte di alimentazione, è altrettanto opportuno sottolineare quanto il riso sia uno tra i principali assoluti protagonisti delle emissioni di gas serra. Le risaie, infatti, sono le principali fonti antropogeniche di emissione di metano. Ad esse è imputabile fino al 17% del metano presente nell'atmosfera, il gas serra responsabile del 20% circa del riscaldamento globale ed in grado di contribuire all'aumento delle temperature in misura molto più alta rispetto alla CO2. Nelle risaie il metano si forma a seguito del rilascio di minerali, di aminoacidi, di acidi organici nell'apparato radicale delle piantine. Poiché il terreno delle risaie è coperto da uno strato d'acqua, l'ossigeno scarseggia e buona parte delle sostanze rilasciate viene trasformato proprio in metano dai microorganismi metanogeni. I ricercatori però hanno scoperto che maggiore è la quantità di amido nel chicco di riso, minore è la quantità di metano emesso, perché il carbonio presente nei grani non diventa disponibile per i microrganismi del suolo. Questa è la tipologia di ricerca sulla quale dobbiamo continuare ad investire in maniera sempre più determinata, perché il tempo inizia drammaticamente a scarseggiare. A sottolineare quest'urgenza c'è anche una ricerca scientifica pubblicata su una prestigiosa rivista statunitense, Science Advance. Questa ricerca del maggio del 2018 ha dimostrato che raccolti di riso cresciuti a concentrazioni di CO2 analoghe a quelle che saranno raggiunte a fine secolo conterranno minori quantità di 4 importanti vitamine del gruppo B ed anche più basse concentrazioni di zinco, ferro e proteine. Tutto questo perché l'aumento della concentrazione di CO2 riduce le concentrazioni di minerali, proteine ed azoto nelle piante, alterandone la fisiologia. Siamo davvero arrivati ad un paradosso. Fino a ieri era il clima a condizionare l'agricoltura. Siamo stati in grado di sovvertire gli ordini e gli equilibri della natura. Oggi è l'agricoltura che sta condizionando il clima. L'agricoltura contribuisce al cambiamento climatico con il 35% delle emissioni di CO2, di metano e di protossido di azoto. Ed è proprio questa la spirale drammatica sulla quale occorre riflettere. Quell'agricoltura che con le sue emissioni di CO2 sta alterando il clima è anche una delle principali vittime proprio a causa dei cambiamenti climatici. La stragrande maggioranza dei paesi in via di sviluppo, che sono quelli che presentano anche i tassi demografici più elevati in assoluto, dipende dall'agricoltura. Un'agricoltura i cui cambiamenti metteranno a repentaglio la vita e l'esistenza di miliardi di persone.
Prima capiremo che il nostro obiettivo dovrà essere quello di creare sistemi alimentari che risultino fortemente integrati con i sistemi naturali e con la biodiversità. Prima potremo cominciare a riconsiderare l'agricoltura come un'opportunità anziché una minaccia per l'ambiente. Questi ambiziosi obiettivi sono raggiungibili. Dipende da noi, dalla nostra volontà nel diffondere l'informazione al fine di far capire quanto sia vicino il punto di non ritorno e come la finanza sostenibile, una finanza fondata su severi principi etici, possa rappresentare l'unica chance che abbiamo ancora per salvare il nostro genere umano ed il pianeta.